A voi, dei vecchietti sfrattati, non ve ne frega un cazzo, siate sinceri. A voi, dei bambini malati di tumore, non ve ne può sbattere meno dell'Aperol Spritz che vi prenderete questo pomeriggio quando sarete al bar con gli amici. Perché fate gli ipocriti? Perché siete così scontati, così banali, così stupidi, così infami? Perché giocate con me? Perché giocate con me? Scusate. Cerco di spiegare a chi magari non mi segue sulla mia pagina Facebook dell'Imello, sul mio Instagram o sul mio profilo privato, cosa è successo. In questi giorni avrete sentito parlare della Sea Watch 3 della capitana Carolina qualcosa. Io ho sentito l'esigenza, una volta dopo aver individuato una campagna su Facebook che raccoglieva fondi, donazioni per aiutare l'equipaggio della Sea Watch 3 che avrebbe violato alcune leggi italiane, magari tra un po' lo vediamo se è proprio così o no. Ho detto: beh, sì, una mano la do a questa ragazza eroica, veramente eroica, che ha salvato delle vite in mare e mette a repentaglio la sua carriera per salvare queste vite. Solo un applauso a te, Carolina, o come ti chiami, capitana. Solo un applauso sincero e commosso da parte mia. Ho deciso di donare 5 euro, siccome non me ne vergogno di aver donato 5 euro e non ho nulla a nascondere. Ho fatto in modo che tutti sapessero che ho donato. Addirittura ho detto: se non donate, vi banno dalla mia pagina Facebook. E lì cade il mondo. Arrivano questi professoroni laureati in ricerche su Google, però prima pagina di Google, andare fino alla quarta è già tantissimo. Che mi dicono: tu hai donato a una criminale. No, io ho donato a un'eroina in primo luogo. E a dirmi questa cosa sono stati veramente centinaia e centinaia di imbecilli sovranisti. Per me sovranista vuol dire ritardato. E chiedo scusa, forse ho esagerato con i termini, chiedo scusa a tutti gli amici ritardati per averli associati ai sovranisti, magari non è così. Guardate, non tutti i ritardati sono sovranisti, ma tutti i sovranisti sono ritardati, su questo non c'è dubbio alcuno. Sono veramente come i complottisti, no? Hanno una fede cieca in una stronzata, che può essere Sci e Comiche, lo sbarco sulla luna che non c'è stato, queste cose qui. Allora ho donato, felice di farlo, e cosa hanno fatto questi professoroni buonisti, buonisti ipocriti, laureati appunto in una ricerca di Google nella prima pagina, nei primi risultati? Perché non hai donato alla campagna per i vecchietti sfrattati da casa? Perché non hai donato al bambino malato di tumore? E io vi chiedo, perché non l'avete fatto voi? Spiegatemelo. Cioè, voi mi rimproverate di aver scelto, di aver compiuto una scelta tra tante campagne di beneficenza che esistono, voi mi accusate di aver compiuto una scelta a favore della Sea Watch e non a favore di un'altra causa. È una cazzata. Però sarei aperto alla discussione se perlomeno chi mi redarguisce per questa scelta ne avesse fatta una, che sia una a sua volta. Nel senso, se queste persone avessero fatto donazioni ai vecchietti sfrattati di casa, al bambino malato di tumore, è una loro scelta, è anche una buona iniziativa, ma perlomeno potrebbero dirmi: no, lo capirei, non mi suonerebbe di puzza ipocrita se mi dicessero: vedi, noi sì che abbiamo aiutato qualcuno, davvero, tu stai aiutando una criminale perché i soldi di donazione che stai dando è per pagare le spese legali che l'equipaggio della Sea Watch 3 dovrà affrontare. Tra parentesi, mi dicono i professoroni sovranisti, ritardati, sempre scusa, gli amici ritardati, eh? Loro guadagnano tanti soldi, guarda un po', i loro stipendi vanno dai 2.000 a 6.000 euro ciascuno. Azza, che organizzazione no profit. Lo so che la laurea in Google è intoccabile, io non mi permetterei mai di metterci le mani dentro, ma vi segnalerei che un'organizzazione no profit o un'associazione culturale o un'associazione per scopi sociali, non so se conoscete queste denominazioni, possono incassare i soldi. Anzi, devono pagare gli stipendi perché per poter far beneficenza, dedicarsi a un'attività
non redditizia, ci serve qualcuno che sia pagato per farlo. In America è perfettamente normale che ci siano società di beneficenza che fatturano milioni, milioni, alcuni anche miliardi di euro, perché riescono a essere così strutturati bene da riuscire a prendere risorse dai ricconi del pianeta e dedicarle a dei progetti di beneficenza, sia perché il riccone si scala così le tasse, sia perché si ripulisce il nome, anche se magari è un criminale, però quei soldi vengono drenati in queste foundation, in queste ONG, in queste organizzazioni no profit, che usano quei soldi proprio per trovare persone esperte, professionisti, che lo facciano per bene. Perché un capitano di nave, invece di guadagnare tot soldi per fare la mercante o pilotare navi private, essere ben stipendiata e usare la sua esperienza in quelle cose, dovrebbe usarla in missioni che non la pagano affatto? Questa storia del chi è pagato per fare qualcosa è un vile, è una cazzata. Perché se voi mi volete difendere, dirò come Parenzo, volete farmi credere che i difensori del popolo, i grandi giornalisti sovranisti o il grande Matteo Salvini, no, hanno interesse, loro sì che il loro interesse nei confronti del popolo, degli ultimi, è vero, no, come Saviano che pontifica dall'attico di New York, vi farei notare che Salvini fa politica ed è stipendiato dalla politica quando 18 anni avrà accumulato, con tutte le cariche che ha preso, dal Parlamento Europeo, ora al Ministro, milioni di euro. Uno che guadagna 22.000 euro al mese, nella vostra ottica, dovrebbe avere la credibilità grossa così davanti alle questioni umanitarie. Ok? E quindi, perché applicate, vi faccio una domanda, perché applicate due pesi e due misure? Perché la capitana e l'equipaggio della Sea-Watch non sono credibili in questa missione di salvataggio? Credete che non abbiano a cuore gli interessi di quelle persone deboli, mentre il capitano Matteo Salvini, che guadagna milioni e milioni di euro, 20.000 euro al mese, e in anni ne guadagnerà si sa quanti, 2 milioni di euro in 5 anni guadagnerà, 1 milione di euro. Mi spiegate perché lui invece è credibile? Vedete che siete dei poveretti senza arte né parte, che non si riescono neanche a rendere conto di quanto loro, di quanto voi siate imbecilli. Partendo dal fatto che mi criticate per aver donato alla Sea-Watch mentre voi non avete fatto alcuna donazione, io una scelta l'ho fatta, considerando che io nelle mie attività di beneficenza aiuto anche, in passato ho aiutato Save the Children e questa volta ho aiutato nel recente passato anche i terremotati del Nepal, no? E non ho aiutato i terremotati italiani. Ma chissà perché ho fatto questa scelta. Vi potrei rispondere in modo molto semplice, che mentre voi siete dei buonisti, che volete far credere che vi preoccupate del vecchietto, no? I sovranisti adesso si preoccupano del vecchietto, Casa Pound porta la pasta ai vecchietti. Oddio, quando sono teneri quei Pasapound, sarebbero tutti quanti da fargli pizzicotti sulle guanciotte per quando sono teneri. O che voi, no, fate i buonisti perché vi preoccupate davvero del bambino malato di tumore. Oddio, quanto siete dolci voi. Sì, voi, perché sono prima gli italiani. Io vi potrei rispondere in modo molto cinico, molto poco buonista, al contrario vostro, che i vecchietti sfrattati non me ne può fregar di meno. Sia perché c'è già chi li tutela, si trovano in Italia, l'Italia mette a disposizione gli strumenti per salvaguardare le persone che, giustamente o ingiustamente, sarebbe tutto da vedere, da verificare. Io la situazione non la conosco il dettaglio, voi la conoscete, quella dei vecchietti sfrattati o no? Innanzitutto lo Stato tutela, ha più tutela per queste persone, sono già tutelati in qualche modo, non è che il bambino malato di tumore non ha cure, nessuno lo aiuta, ok? Io adesso non conosco neanche il caso specifico del bambino malato di tumore, magari voi lo conoscete più nello specifico, va benissimo, però primo punto è questo. In maniera ancora più cinica vi potrei dire, ma scusate, ma perché io dovrei aiutare il vecchietto, la coppia di vecchietti sfrattati di casa che magari ha votato contro il governo Renzi ladro e mo arriva il governo giallo-verde che ci aiuta perché fa spesa pubblica, pensa alle nostre pensioni, bla bla bla, reddito di cittadinanza. I vecchietti li aiutasse, ora ricevessero l'aiuto da quelli che hanno votato. Io purtroppo non sono un buonista
Sono comunista, ma non sono buonista. Voi siete buonisti che fate finta che vi preoccupino queste emergenze sociali, però voi non fate assolutamente niente, no? Noi li dobbiamo accogliere a casa nostra, però voi vecchietti sfrattati no, ok? Il bambino malato di tumore non lo dovete andare a sorvegliare voi lì. Quando si tratta invece di rimandare gli immigrati a casa loro, mica prendete la vostra macchina o pagate voi l'aereo e li rimandate là. Vi assicurate che sia lo Stato a fare tutte queste mansioni, come è giusto che sia. I nostri governanti sono delegati a fare queste cose, perché sanno come si fa e hanno le risorse per farlo, a differenza di ogni singolo cittadino. Io alla fine ho scelto la Sea-Watch 3 perché la capitana è semplicemente un'eroina che mette a repentaglio la sua carriera per salvaguardare la salute delle persone. Ma voi direte, no, Delia è una criminale. Sì, sì, chi lo dice? I buonisti, i professori laureati in prima pagina di Google? I laureatini di Google? No, perché è una criminale, non una pirata, una piratessa. Vabbè, ma io ve l'ho già detto, non tutti i ritardati sono sovranisti, ma tutti i sovranisti sono ritardati, e quindi si dicono questa panzana. Non approfondirò, non entrerò dentro la questione, non vi spiegherò nemmeno perché questo evento mediatico fa comodo al governo giallo-verde che sta distruggendo il paese, il governo del fallimento. Ora rischiano di far chiudere l'Ilva dopo che il governo Renzi e Calenda avevano messo in campo tutte le iniziative per salvaguardare 13.000 posti di lavoro e ottenere la più grande bonifica ecologica di un'industria in Europa. Ora questo governo sta sfasciando, le cose stanno andando malissimo, il reddito di cittadinanza che doveva essere fatto, no, faremo proposte di lavoro, ditemi un po', ma tutte le persone con reddito di cittadinanza in quanti hanno ricevuto almeno una proposta di lavoro? Ma questi dati li sapete? Ne siete a conoscenza? Ma non è che tutta questa pantomima della Sea-Watch, 43 persone che devono sbarcare quando ogni giorno ne sbarcano in silenzio, chissà, non si sa quanti, 43 persone è il problema. Io non vi voglio far, non vi voglio svegliare dal vostro capitano che vi manda i bacioni, no? Io non vi voglio, lo so che il bacione del capitano, il selfie, vi fa bagnare, fa bagnare le vostre, io lo capisco, però così magari cercate di capire se è un bel trucco mettere l'attenzione lì, mentre con tutti i giornali, le forze, le energie anche dell'opposizione politica dedicate a quello non vi stiano coprendo altro. Ragionateci, no? Social TV ve la racconta questo. Oh, condividete questo video prima che sparisca perché ho detto una cosa incredibile. Ma poi vanno rispettati i decreti di Salvini a prescindere, no, cioè nessuno può fare la valutazione che un decreto ingiusto, uno violi la legge consapevole del fatto che poi si prende la responsabilità, come ha fatto lei, eroina, sacrifica se stessa, il suo l'equipaggio, sacrifica loro stessi per salvaguardare quelle persone andando violando la legge e prendendosi le responsabilità. Ma vi dico una cosa, non è che magari sta capitana sta rispettando tutte le leggi, quelle vere, no, perché forse non lo sapete, per carità, io non vi permetterei mai di andare contro la prima pagina di Google, ma lo sapete che le leggi hanno una gerarchia, non esiste solo il decreto che ha fatto Salvini, esiste la legge fondamentale dello Stato, che è la Costituzione, esistono i diritti internazionali, il diritto del mare. Secondo voi un capitano di nave queste cose le sa o non le sa? Secondo voi una persona che lavora per un ONG, che è anche un ufficio legale, o pagato, quindi non vale, che gli spiega un po' come stanno le cose, lei pensate davvero che sia così irrispettosa? Quindi lei è una criminale, perché, premesso che per me chi va contro una legge ingiusta, disumana, fa benissimo, vabbè, gli esempi sarebbero facili da fare, immagino che li avrete già immaginate, ma vi dico una cosa, ci sono diritti superiori al decreto di Salvini e lei li sta rispettando tutti. E siccome i professoroni di Google ogni tanto fanno anche delle domande, come mai, guardate l'immagine, lei naviga davanti a Lampedusa, perché non se ne va altrove, di qua, di su, di giù? Perché lei sa che la partita di sbarco dei migranti può condurla più facilmente davanti a Lampedusa. E no, perché l'Italia è debole e gli altri stati sono forti. Perché lei sa che per il diritto internazionale è lo Stato italiano che deve occuparsi
di questa questione, è titolato ad occuparsi di questa questione, mentre gli altri stati, non avendo porti prossimi sicuri, non essendo i porti degli altri stati più vicini e più sicuri alla Sea-Watch, non sono titolati ad occuparsi della cosa. Possono dare un diniego. L'Italia non può darlo il diniego. Se a Salvini questa cosa non va bene, come mai quando si trattava di votare per i trattati di Dublino e andare a disciplinare tutte queste cose qui, non ha votato? Comunque, un applauso alla capitana, che un piccolo risultato l'ha ottenuto. Salvini, che era stato 17 volte tutto in un anno al Ministero, è tornato al Ministero per occuparsi di lei. L'hai messo a lavorare. Quei 20.000 euro che prende al mese per fare propaganda, dir cazzate e fare il saputello, l'arrogantello e mandare i bacioni e farsi selfie, 20.000 euro per questo, Salvini, no? Andare in TV e fomentare questa propaganda contro gli ultimi, lei ha costretto ad andare a lavorare al Ministero. Quindi lei perché naviga davanti a Lampedusa? Perché da quando ha salvato gli immigrati, che per leggi internazionali devono essere condotti al porto più vicino, porto sicuro e più vicino, non poteva portarli a Tripoli, non li poteva portare insomma quelli alla parte, alla Libia, insomma così, non li poteva portare a Malta perché per le condizioni meteo del mare eccetera non era quello il porto sicuro più vicino, perché si fa in termini di tempo, non di distanze, la vicinanza, come ovvio che sia. Quindi lei ha dovuto dirigersi verso Lampedusa e attendere lì, perché sa che l'Italia c'ha dei doveri. Ma la Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo ha detto di no, che lei non ha ragione. Andate a vedere cosa ha detto davvero quella sentenza, che oltre a darle un diniego, andate a vedere però il perché. Perché aveva già messo in salvo quelli che stavano male, quelli che stavano peggio. In più però in quella stessa sentenza c'è scritto che è una questione italiana. Quindi lei ha ragione. Perché mettersi in viaggio verso un altro porto che sarebbe titolato a dire di no invece, e poi anche se succedesse qualcosa durante quel viaggio che lei non avrebbe, per legge non dovrebbe compiere, se succedesse un incidente alle persone che sono lì sopra, altro che la violazione del decreto Salvini, lì rischia la corte marziale no, la corte penale internazionale, quello è un reato internazionale, altro che il reatuccio di Salvini che probabilmente sarà anche incostituzionale. Un bacione a tutti i laureati in Google e ai finti buonisti di Facebook, dal grandissimo Dell'Imello è tutto. Alla prossima.